Signore e signori, buonasera. Chi vi saluta è Claudio Saltarelli dell'Alta Terra del Lavoro. E questa sera parleremo ancora una volta di storia, una storia identitaria, per la rubrica Incontro con l'autore, organizzato dall'Associazione Identitaria Alta Terra del Lavoro e dall'Associazione Tre Torri. Come avete potuto vedere dalla sigla, parleremo dell'eroe dei due Monti. Parleremo dell'eroe dei due Monti che è Giuseppe Garibaldi. Un eroe per molti, lo è molto meno per altri. E ne parleremo con Vincenzo Giannone, che ha realizzato una collana dedicata a Giuseppe Garibaldi che si chiama Garibaldite. E questa sera parleremo del secondo testo della collana, che è questo qui, lo sbarco di Garibaldi in Sicilia. E no, in Calabria, chiedo scusa, lo sbarco di Garibaldi in Calabria. E cercheremo di capire insieme a Vincenzo, il nostro amato preside, il grande preside, che gli avvenimenti che sono accaduti in Calabria, di cui se ne parlano molto poco. Buonasera Vincenzo, come stai? Ciao Claudio, buonasera, bene, grazie, siamo qui. Ti vedo in gran forma, Vincenzo. Ma grazie. Mi sa che alla fine questa quarantena, questo lockdown, ti ha permesso di continuare nei tuoi studi, nelle tue ricerche Questo sì, e questo sì. pubblicare tantissimi articoli, ma soprattutto lavorare per questo tuo importante sforzo e impegnativo lavoro. Ma andiamo subito a sodo, Vincenzo. Ci vuoi dire, noi già abbiamo parlato del tuo primo testo quando con Erminio De Biasi abbiamo parlato di Garibaldi, i due Garibaldi, quello siciliano e quello inglese. Ci puoi dire a questo punto perché questo nome, la Garibaldite, che sta tanto di una malattia, di un problema, come mai questo nome a questa collana, la Garibaldite? Beh, effettivamente la Garibaldite è una malattia, ma è una malattia contagiosa, è una malattia infestante, irriducibile, è un'idea virale difficile da sradicare, senza antidoti, incontrollata, che si conserva intatta da 160 anni e circola liberamente. È un virus tutto italiano, minimamente intaccato da decenni di studi, che invece di favorire la conoscenza e la neutralizzazione ne hanno esteso il dilagare epidemico. In realtà, ecco, questo è il virus, è questa idea. Garibaldi e la spedizione dei Mille. E il libro che cosa rappresenta? Vuole rappresentare la malattia, il cui protagonista è appunto Garibaldi e la sua spedizione, con i suoi effetti indesiderati, perché non mi fermo soltanto alla spedizione, ma anche ciò che è accaduto dopo. Il Vincenzo, c'è da volume. dire che... Aspetta, Vincenzo, c'è da dire che forse, siccome Dimmi. adesso noi siamo infestati da questa parola virus, Garibaldite potremmo dire più infiammazione cronica che non svanisce più ormai. Anche considera che il testo è stato stampato prima di questa epidemia del coronavirus, proprio nel mese di febbraio del 2020. Vincenzo, c'è da Ecco. dire questo. Primo testo e si chiama La Garibaldite, che comunque dà il nome a tutta la collana, la Da Garibaldite. Ecco, questa sera certo. parleremo del secondo numero. C'è il secondo volume, sì. E se posso continuare un attimo anche sul Certo, libro, certo, certo. allora, diciamo che il libro vuole appunto rappresentare, abbiamo detto, la malattia, ne definisce i contorni, ne consente una conoscenza accurata e microscopica, che definisce praticamente quelle che sono le cause, quelle che sono state le conseguenze della malattia, vuole essere un'indagine propedeutica per favorire lo sviluppo della ricerca futura. Quindi vuole essere anche uno stimolo, oltre che a rappresentare quella che è proprio la cosiddetta Garibaldite. Ora, il termine, del resto, non è nuovo, non è nuovo la Garibaldite, è stato usato per la prima volta nel 1860, nel maggio del 1860, da Maxime du Camp, un garibaldino francese che venne a Genova per iscriversi alla spedizione dei Mille. E quando arrivò a Genova, trovò tutta un'aria particolare di festa,
di queste camicie rosse che andavano da un punto all'altro, suonavano i tamburi, cantavano per le vie strette di Genova, e lui rimase talmente colpito che a un certo punto scrisse: questo movimento, questa agitazione, queste marci militari, questi canti patriottici che si cantavano a qualunque ora del giorno e della notte, davano alla città un aspetto strano. Ecco, sembrava avesse la febbre rossa, la garibaldite. Quindi chi ha coniato il termine la garibaldite per primo è stato appunto Maxime Du Camp, che poi fu garibaldino, ma soprattutto scrittore. Per la seconda volta il termine è stato usato nel 1862 dal generale piemontese Giovanni Durando, quando scrisse una lettera a Massimo d'Azeglio. Ecco, il 18 aprile del 1862, Garibaldi era andato a Milano e c'era stata una grande agitazione, un grande movimento, chi lo invitava da una parte e dall'altra, insomma, c'era questa garibaldite. E lui scrive a Massimo d'Azeglio: passò la garibaldite, questi buoni milanesi parevano matti, lui santo, lui re, lui più di re. Vediamo se io trovo l'appunto un attimo, se, perché poi non ricordo tutto. Ecco, vediamo. E diceva Durando: ma che abbia proprio a che fare la fine del Redentore, cioè quasi quasi a fine di Cristo, diceva con ironia. Era chiamato nei teatri, nei caffè, durante quei giorni praticamente Durando non si è mosso di casa, è rimasto passivo, non andò neppure a teatro, e quindi scrive: i miei occhi non videro il Salvatore, fra virgolette. I profeti, scriveva, i prefetti, scriveva Durando, secondo me, diceva, hanno abbondato di zelo. E vedi che a forza di incenso il cervello se ne va e comparisce un nuovo Masaniello. Beh, questo è un po' il discorso ironico che fece il generale Durando a Massimo d'Azeglio, ma per ritornare al termine la garibaldita, ecco, per la seconda volta fu usato questo termine. Se ricordo bene, anche Cavour, proprio nel 1860, scrivendo al marchese Pepoli, fece riferimento al termine, disse: la garibaldite è in via di guarigione, però aspettiamoci che adesso che finisce i garibaldini li troveremo al Parlamento, quindi sarà difficile, soprattutto per quanto riguardava la cessione di Nizza alla Francia, e quindi lui si aspettava già questa Beh, rivendicazione, questa protesta da parte di Garibaldi. Ecco, quindi il termine è questo. diciamo che tu sei il primo controrivoluzionario, controrisorgimentale che usa questo termine come accezione ne negativa. Bene, Vincenzo, grazie per questo preambolo, per averci spiegato la tua intenzione, soprattutto lo spirito con cui hai scritto questo titolo. E passiamo al testo, questo qui. Allora, io l'ho letto con estremo piacere questo testo che faccio vedere. E ho notato che è un testo particolare, non è un testo normale. Che cosa hai fatto in questo caso, Vincenzo? Praticamente non hai usato gli schemi soliti tra paragrafi, Guarda. capitoli e paragrafi, ma praticamente hai fatto una specie di diario di guerra. Cioè hai preso i giorni dalla partenza dalla Sicilia fino all'ultimo giorno che aveva passato Garibaldi in Calabria, giorno per giorno, come se fosse un diario di guerra, e che praticamente è come se tu stessi dentro quel periodo, perché tu sai bene che parlare di storia è sempre difficile quando si sta a quasi 200 anni di distanza. Ma tu, con questa tecnica nuova di poter fare tipo diario di guerra giorno per giorno, hai scavalcato questo problema, e devo dire che è stato veramente interessante, per quanto mi riguarda, per alcuni aspetti innovativo. Come ti è venuta questa idea, Vincenzo? Ma allora, guarda, tu sai che il primo volume, abbastanza poderoso, è tutto scritto al passato, ma a un certo punto mi sono reso conto che questo passato remoto stancava,
E io avrei voluto che chi leggesse il libro si identificasse, entrasse nella storia, facesse parte della storia, che non fosse una cosa morta, ma una cosa viva. Ho voluto che il lettore vivesse il momento particolare, perché il momento della conquista della Calabria è un momento veramente particolare. E quindi la storia non può essere qualcosa di morto, è qualcosa di vivo, qualcosa che, in cui bisogna tuffarsi dentro per poterla capire. E allora a un certo punto ho rivisto il testo e l'ho scritto al presente, perché mi sembrava proprio di viverla, di vivere la storia. Io stesso praticamente ho voluto dargli questa impronta quotidiana, anche perché è un periodo abbastanza breve, circa 26 giorni, in cui si sono concentrati tutti gli eventi a stretto giro di tempo con una certa velocità, e tanto è vero che è stato proprio il tempo, diciamo, il nemico dell'esercito borbonico, perché non hanno avuto il tempo sufficiente per organizzarsi, per capire, per mettere giù una strategia, e poi magari ne parliamo più avanti. Ecco, io credo che questa forma, ecco, diaristica, sia ben accetta al lettore. Come ho detto prima, penso che è qualcosa di riuscirò a, in questo modo a stimolare maggiormente l'interesse per la conoscenza storica di questi fatti. Sono d'accordo, Vincenzo, perché poi hai usato delle tecniche che spesso vengono usate nel cinema, e quindi parlando del passato è come se tu vivessi nel presente. Io devo sinceramente darti ragione, ed è stato veramente un piacere leggerlo. Ma adesso andiamo nel succo del discorso. Noi quando parliamo di Garibaldi normalmente si parla sbarco in Sicilia, si parla dell'ingresso a Napoli, si parla poi della Repubblica Romana, del tentativo di Mentana, però si parla pochissimo di quello che è accaduto in Calabria, che secondo il mio modestissimo parere, dopo aver letto questo testo, credo che sia forse la cosa più importante di questa vicenda garibaldina nell'Unità d'Italia, perché praticamente in Calabria sono successe le cose determinanti, purtroppo negative per il regno e purtroppo positive per l'idea di visione di Unità d'Italia. Tu come sei arrivato a capire che la Calabria è fondamentale in questo passaggio storico? Soprattutto perché non è conosciuto questo periodo storico, cioè questo breve periodo storico, no? Di solito si parla di Garibaldi e della spedizione dei Mille quando si parla di Calatafimi, Palermo. Poi sembra che la storia finisca lì. Garibaldi ha passato lo stretto, ha vinto come si... non si sa come ha vinto. E non importa, non interessa nessuno. Infatti io credo che pochissimi, se non quasi nessuno, conosce questa storia della Calabria. Che cosa è accaduto in Calabria? Perché la domanda che io mi sono posto era proprio questa. Sì, ma come ha fatto a vincere Garibaldi in Calabria? Come è riuscito a attraversare lo stretto? Che cosa è accaduto? Io nel libro La Garibaldite ho trattato l'argomento, ma essendo così vasto lo avevo un po' sintetizzato. Ma poi mi sono accorto che era importantissimo far conoscere, far capire a tutti quelli che hanno sentito come me, come te, parlare da giovani della spedizione dei Mille, ma che in realtà di questa spedizione si sa ben poco. Ecco perché ho voluto riscrivere il capitolo, ampliarlo, cercando di contenerlo nei limiti, perché sai che la storia è vasta. Ho condotto una ricerca ancora più particolare per cercare altri elementi. Certo, gli autori scarseggiano. Diciamo che dopo i fatti della Sicilia, in particolare, nessuno ne ha parlato dei fatti accaduti in Calabria. Abbiamo un testo nel 1900 pubblicato da Ludovico Quandel, il quale è stato forse l'unico che ha dedicato mesi e forse anche anni alla ricerca dei documenti e alla ricostruzione di quello che è accaduto in Calabria. Naturalmente il suo volume è di circa 500 pagine, per cui io un po' leggendo Quandel, un po' con Battaglini, un po' De Cesare, facendo un excursus su tutte le opere, perché a volte devi leggere un libro intero per
per trovare qualche notizia, un po' come andare in miniera per cercare una pepita d'oro, devi scavare moltissimo, rimettere insieme tutte le notizie e cercare di ricostruire gli eventi così come sono accaduti. Naturalmente è una ricostruzione non completa, perché noi la storia non la possiamo completare, mancano tante di quelle notizie, mancano le notizie essenziali, quindi ci dobbiamo rifare a quelle poche che abbiamo a disposizione e cercare da esse di comprendere che cosa è accaduto, quali sono le responsabilità degli attori, che cosa ha fatto realmente o non ha fatto Garibaldi, se è stato o è un vero mito oppure non lo è. Mi spiego. Il problema sai qual è, Vincenzo? Che noi in Italia un autentico mito, ma un mito autentico riconosciuto a livello universale, come il nostro caro Michele Arcangelo Pezza, alias Fra Diavolo, sì, Duca di Cassano e colonnello dell'esercito napoletano, è considerato un delinquente, mentre un personaggio come Garibaldi, che praticamente sappiamo benissimo da Sud America e delle sue storie recenti, ci sono troppe zone d'ombra, troppe zone d'ombra, lo si considera un eroe, ma questo purtroppo è il problema italiano, perché l'Italia ci sono troppe una storia con troppi tradimenti, con troppe cose strane, e quindi a quel punto si aveva bisogno di un mito come Garibaldi. Però c'è anche un altro motivo di mito. Guarda, ti faccio vedere una cosa, se riesco a fartelo vedere, e te lo faccio vedere, aspetta, eccolo qua, guarda. Eccolo qui, vedi? Cioè, anche questo ha contribuito al mito, gli hanno costruito un mito addosso, perché noi parliamo di una persona che era un massone, senza nessun tipo. Quindi ci sono targhe commemorative in Sud America, in Italia, era uno dei vertici della massoneria, è come noi qua possiamo vedere. Quindi diciamo che hanno costruito questo mito anche in maniera scientifica, dall'Inghilterra come in tutto il mondo, e questo ha contribuito molto, qualcosa di buono avrà fatto, però se non c'era questa organizzazione alle spalle non credo che non avremmo avuto un mito di questa portata, giusto Vincenzo? Che ne pensi? Certamente, quindi allora Garibaldi è stato creato in Brasile, è stato creato il mito lì, in Sud America, e poi è stato esportato in Italia. Diciamo che lì è stato imbastito il vestito dell'eroe, ma in Italia gli è stato cucito alla perfezione. Quando è arrivato in Italia era già conosciuto, era un personaggio molto noto, e se tu devi capire che proprio questa notorietà faceva paura, per cui non lo si poteva ignorare. E Cavour e Vittorio Emanuele, anzi Carlo Alberto già prima, praticamente ne subivano l'influenza. Quando lui è venuto dal Brasile ed è sbarcato a Genova e poi è andato a Nizza, è andato subito, perché ormai Carlo Alberto aveva dichiarato guerra all'Austria, è andato subito a presentarsi a Carlo Alberto perché avesse un incarico militare. Carlo Alberto lo inviò dal ministro, dice andate dal ministro a Torino e vi dirà lui cosa fare. Il ministro, naturalmente, per chi aveva combattuto contro la monarchia a favore della Repubblica, non poté licenziarlo, però gli suggerì, dice beh, senta, vada a Venezia e si faccia dare lì un incarico che certamente sarà molto utile come corsaro, e quindi lo licenziarono. Ma Garibaldi non andò a Venezia, mise su un suo piccolo esercito e cominciò a combattere diciamo gli austriaci. Quindi è stato sempre una spina nel fianco, e Cavour in qualche modo lo ha subito, e non c'era tanta simpatia fra i due personaggi, quasi quasi si odiavano per un motivo e per l'altro. Quindi la farina fece in modo che loro la farina lo presentò, certo, fu Giuseppe la farina, diciamo che erano concorrenti, ma complementari per il progetto Unità d'Italia, chi per un motivo, chi per un altro. E quindi poi questo, infatti, chiamandolo Garibaldite anche Cavour, voleva significare che praticamente dopo l'Unità d'Italia era un peso Garibaldi e tutta la sua truppa. Comunque, Vincenzo, il fatto, sai qual è?
che questo tipo di protezione lascia ancora questa, non l'abbiamo vista anche in Calabria, perché infatti quando la prima cosa che mi è venuta in mente leggendo questo libro, quando lui stava su quella nave, come si chiamava, la Franklin, praticamente lui poteva tranquillamente essere catturato dalle navi napoletane, ma non so per quale motivo questo non accadde. Allora, e qua si capisce bene, raccontaci questo, qui vuol dire quello che c'era Tito Garibaldi in questa, per questa impresa, che tra virgolette impresa, era veramente enorme, è stato dovuto anche al fatto che lui era un granello in questo disegno geopolitico dove la massoneria l'aveva data protagonista. Dici questo fatto qui della Franklin, come mai secondo te non è stato catturato, allora, quando era molto facile poterlo fare? Per spiegare questo episodio, che fu raccontato da alcuni autori, non da tutti, fu riportato da Giuseppe Buttà, da De Sivo, ma soprattutto anche da Rustov. Che cosa accadde? Innanzitutto dobbiamo fare una premessa, perché dobbiamo fare, altrimenti non si spiega, che la Marina a quel punto, quando accadde l'episodio, dopo aver attraversato lo stretto, e ne riparlo subito, la Marina militare borbonica era già passata dall'altra parte. Già era a favore di Garibaldi, quindi senza questo consenso della Marina militare, Garibaldi non avrebbe passato neppure lo stretto. Che cosa è accaduto? Lui è partito sabato 18 agosto, tra le 11:30, mezzanotte, tanto è vero che Bic se lo fa partire addirittura il 19, comunque domenica 19 alle 3 di notte del mattino, alle prime ore dell'alba, lui sbarca sulla spiaggia di Melite, partito dai giardini Naxos. Come è successo a Marsala, che a Marsala uno delle due, il Lombardo e il Torino si è arenato, così è successo la stessa cosa a Melito. Bixio, per la fretta, perché era un tipo particolare, forse era anche ansioso, cercando di avvicinarsi il più possibile alla spiaggia, ha fatto arenare anche il, come si chiama? Aspetta, si può dire che forse il Torino, Vincenzo, aspetta, Claudio. Vincenzo, forse si può dire che Bixio era ansioso perché sapeva che bisognava fare l'operazione in pochissimo tempo, se passava troppo tempo saltava tutto. Allora, permettimi una correzione, perché in realtà a Marsala c'era il Lombardo e il Piemonte. È chiaro, quindi il Torino era la seconda nave con cui Garibaldi ha attraversato lo stretto di Messina e si è arenato. A quel punto che cosa è successo? Che ha perso tempo, ha perso quasi un'ora e forse più nel tentativo di trarlo fuori, non ci è riuscito e ha pensato bene, visto che i borbonici ancora non si vedevano, di tornare al faro sulla punta nei pressi di Messina per chiedere aiuto e cercare di disincagliare il Torino. Se non che dopo circa 10 chilometri, subito dopo aver passato il capo delle armi, si è trovato di fronte due navi borboniche che erano partite da Reggio intorno a mezzogiorno, cioè il Fulminante e l'Aquila. Sul Fulminante c'era l'ammiraglio, diciamo, della flotta borbonica, Vincenzo Salazar, il quale ha visto questa nave, che poi il Torino era più piccolo del Franklin, e si è avvicinato, l'ha fermata, ha fatto calare giù una scialuppa e ha mandato un ufficiale a controllare la nave. Avvicinandosi alla nave, il capitano di questa nave, Origoni, che cosa ha fatto? Ha fatto finto di non capire, perché il capitano gli ha detto da che parte vai, dove vai, eccetera. Lui ha parlato un po' in inglese fingendo di non capire. Nel contempo ha alzato la bandiera americana e ha fatto uscire dal lato una nube di vapore con un grosso rumore. Io credo a questo punto che cosa sia successo. O l'ufficiale a bordo della lancia dal contesto ha capito che era la nave garibaldina e quindi ha fatto finta di non capire e si è ritirato, oppure ingenuamente avrà pensato, vedendola vuota, ha pensato che non avesse importanza. Sta di fatto che subito dopo la lancia torna indietro
e l'ufficiale torna a bordo del fulminante. E su quella nave, dice Rustov, dice Buttà, c'era Garibaldi. E se l'avessero fermata, se l'avessero praticamente perlustrata, è vero, avrebbero potuto due cose: o arrestare Garibaldi oppure affondarla con alcuni colpi di cannone. Questo episodio. Ma secondo te lo sapevano? Oppure hanno fatto finta di non sapere? Qui la risposta non è. Allora, se noi pensiamo che alcuni ufficiali erano passati al Piemonte, alcuni direttamente, altri erano rimasti in servizio per meglio favorire l'impresa di Garibaldi, c'è da sospettare che forse hanno capito. D'altra parte non possiamo neppure affermarlo, ma sai perché? Perché Salazar sulla spiaggia di Melito non era ancora arrivato, per cui lui non sapeva ancora del che la nave si fosse arenata, per cui io credo che non l'abbia fatta apposta, confesso. D'altra parte gli autori borbonici sono un po' diffidenti in questo caso, ma io credo che sia stato ancora uno di quei tanti casi fortunosi di Garibaldi. Si è salvato, quando ha sentito poi il cannoneggiare in lontananza ha capito che il Torino era stato preso di mira e quindi ha desistito, è tornato indietro, e questo è un altro punto oscuro che non si sa come abbia potuto fare in così breve tempo, tornare indietro, sbarcare sulla costa e trovarsi poi nella villa Ramirez, dove dall'alto riusciva ad osservare diciamo il cannoneggiamento delle navi borboniche che erano arrivate sul posto. Quindi ci fu un cannoneggiamento, si dice che morirono circa una trentina di garibaldini, poi incendiarono il Torino, il Torino, e la cosa finì lì. Intanto molti erano già sbarcati, quasi tutti erano già verso le alture, e la cosa è finita lì. Quindi io non credo che i borbonici sapessero che c'era Garibaldi sulla nave. Beh, Vincenzo, tu parli di eventi fortunosi di Garibaldi, ce ne sono stati tanti uno dietro l'altro. Io ho sì. I miei dubbi, sinceramente, perché la fortuna sì, ma una dietro l'altra in continuazione mi lascia perplesso. Sicuramente c'è da dire questo: secondo te, leggendo bene questo tuo bellissimo lavoro, la truppa era infuocata, la truppa aveva una voglia di combattere in maniera esagerata, non vedeva l'ora di potersi scontrare con i garibaldini, e più volte hanno cercato di poterlo fare, soprattutto più volte c'è stata la possibilità di poterli annientare in un batter baleno, però alla fine anche in questo caso la fortuna secondo te è stata la parte Garibaldi, oppure stata una strategia, perché all'improvviso quando i garibaldini se la vedevano male cacciavano la bandiera bianca, guarda caso, e dopo la bandiera bianca di solito si tratta una resa, mentre invece lì si trattava una tregua, e poi l'avevano sempre vinta alla fine i garibaldini, nonostante la truppa non era mal governata. A questo punto fammi capire, è fortuna che gli ufficiali napoletani facevano delle scelte sbagliate, fammi capire. Allora, guarda, sulla presenza di Garibaldi sul Franklin può essere certamente un caso fortuito, a meno che non lo sapessero già. Ecco. Ma io ne dubito, potrebbero averlo sospettato, ma non abbiamo le prove per dire questo. Mentre con l'esercito è diversa la situazione. I soldati erano sempre pronti, sono stati sempre attivi, ma la colpa non è stata dei soldati, sono stati deviati, sono stati mal guidati, sono stati divisi sul territorio con marce, contromarce, cioè lì non si è capito se dobbiamo attribuire tutto questo a un senso di incapacità, ma io ne dubito, perché comunque erano ufficiali che avevano combattuto già nel 1848 sia in Calabria che in Sicilia. Io credo invece che gli ufficiali erano un po' rassegnati. Io credo che abbiano voluto favorire in qualche modo, non apertamente. Allora, qualcuno Vincenzo, l'ha fatto apertamente come briganti, gli altri parliamo dei briganti,
Problema, Vincenzo, io onestamente leggendo il tuo libro, che è un libro molto oggettivo, di opinioni di tue ce ne sono ben poche, ma io credo che qui non si tratta di incapacità o di eventi strani, perché qui ci sono alcuni passaggi dove praticamente le truppe a un certo punto invece di andare a nord andavano a sud, invece di dare il colpo finale le facevano riposare per due giorni. Cioè, leggendo il tuo libro, tu hai fatto un'analisi a te, questa secondo me è premeditazione, Vincenzo, non è, tu vuoi salvare tutti, ma io da questo punto di vista allora noi nulla. Guarda, purtroppo io ho evitato di dare dei giudizi così a priori. Noi possiamo pensare ciò che vogliamo perché valutiamo il risultato degli eventi, ma poter affermare esattamente che abbiano tradito non ne abbiamo le prove. Alla fine ci convinciamo che è stato così, ma tu sai che se si va in tribunale il giudice vuole le prove, il si dice e il si crede non serve. Allora effettivamente, se andiamo a valutare che cosa è accaduto, chiunque di noi direbbe che abbiano tradito. Vincenzo, scusami, questi erano tutti ufficiali che venivano dall'Annunziata della scuola militare, dai, non era gente sprovveduta. Poi dopo, però, comunque. Ascoltami, gli episodi che ci sono stati in Calabria praticamente sono stati due, perché il terzo, a Soveria Mannelli, potrebbe anche non esistere. E mi spiego. Garibaldi è sbarcato in Calabria il 19, il 20 notte, ossia tra la notte del 20 e il 21, intorno quindi alle 2 di notte del giorno 21, è entrato a Reggio con l'aiuto della Guardia Nazionale. È chiaro. Perché Garibaldi in realtà, ecco, di questo ci dobbiamo convincere, ecco che non c'è il mito. Garibaldi non ha fatto nessun piano. Il 13 agosto lui non c'era in Sicilia. Era andato al Golfo degli Aranci perché si stava preparando una spedizione da far sbarcare negli Stati Pontifici, ok? Che è stata bloccata da Cavour. È tornato in Sicilia il 18. Il 18 di mattina è sbarcato a Messina. Di corsa è andato ai giardini Naxos e intorno a mezzanotte è partito con Bixio. Quindi lui non c'era. Chi ha fatto il progetto? Chi ha fatto i piani di sbarco? Chi ha preso accordi con i calabresi? Il suo stato maggiore, in particolare Sirtori. Quando lui è arrivato in Calabria era già tutto preparato, tutto studiato, ma non da lui. Chiaro? I calabresi sono andati a trovarli al campo e gli hanno suggerito di entrare alle 2 di notte, gli hanno detto, vedi che la guarnigione, che erano appena 1200 soldati, sta nella piazza del Duomo, tutto era stato studiato e programmato. Perché Reggio è caduto? Reggio è caduto per un motivo semplice, perché Briganti molto probabilmente voleva favorire Garibaldi. Se tu pensi che per percorrere 10 km ci ha impiegato quasi una notte e un giorno, quando in 4-5 ore doveva essere da Villa San Giovanni, doveva già stare a Reggio. Ora, è evidente che questi atteggiamenti ci fanno pensare che sia un traditore e probabilmente io credo che lo sia, se poi mi dai il tempo ti trovo nel libro poche parole che il capitano Milton, proprio di Briganti, scrisse a Ludovico Quandel, gli aveva chiesto notizie, ma quindi tu pensi che Quandel ha pubblicato il libro nel 1900, quindi parliamo di molti anni dopo un'appurata indagine. E che cosa dice Milton, scrive a Ludovico Quandel? E gli dice questo: in quanto al generale Briganti, mi duole oltremodo di dirlo, non potrei darti notizie a lui favorevoli. La sua condotta fu riprovevole sotto ogni rapporto, tutti dunque sono per l'accusa e nessuno per la difesa. Ecco, questo lo dice il suo capitano al Quandel. Poi, che cosa accadde? Se lo vuoi sapere più tardi, a questo generale Briganti, la curiosità di chi ci ascolta. Vincenzo, e quindi probabilmente Briganti tradì forse l'unico su cui possiamo avere dei dubbi seri. Ecco, che probabilmente, Vincenzo, anche se, Vincenzo, perdona.
Dimmi, no, devo dire anche questo. se Scusami, Vincenzo, anche se, scusami, vai, continua, anche se. fra le carte che si trovarono nelle sue tasche dopo che i soldati gli spararono addosso, praticamente si trovò un biglietto del ministro della guerra Pianella. Pianella era un costituzionalista, un convinto della Costituzione, e quindi era uno che ormai, secondo me, anche lì, non possiamo dire esattamente che sia stato un traditore o no, ma per tradire ci sono tanti modi. Sì, per Pianella, poi l'abbiamo visto pure a Lissa fare oppure a cosa, cioè l'abbiamo visto Vabbè. combattere con l'esercito italiano. E, Vincenzo, facciamo una cosa: adesso volevi trovare quel passaggio sul tuo libro. Mentre tu trovi questo passaggio, noi facciamo una sorpresa ai nostri spettatori con un breve video. Di chi è l'idea della spedizione dei mille? Ne parlo in molti libri, ma anche in questo, I panni sporchi dei mille. Di chi è l'idea? Beh, l'idea è di Camillo Benso, conte di Cavour, il quale, nonché di Vittorio Emanuele II, ma il cervello pensante è Cavour, il quale vuole, insieme al re Sabaudo, vuole conquistare l'Italia. Ma come fa un regno periferico, quale quello di Sardegna, a conquistare tutta l'Italia? Come fa? Fa perché Cavour è un personaggio totalmente spregiudicato, che quando si propone un obiettivo lo persegue con ogni mezzo e che pensa utile far intervenire il Piemonte in una guerra che si combatteva nel 1853 in Crimea a favore della Turchia. La Turchia è il nemico nostro fondamentale, da sempre è stato il nemico, ma Cavour schiera il regno di Sardegna a favore dei turchi contro i russi, un'infamia. Manda 15.000 uomini, 5.000 resteranno sul territorio. E si copre di debiti per avere l'onore di partecipare a questa grande impresa dell'Occidente libero. Si copre di debiti che fra l'altro pagherà l'Italia, non pagherà più il Regno di Sardegna, perché finiremo di pagarli nel 1902. Alla fine di questa guerra il Piemonte o ottiene qualche risultato da questa esposizione finanziaria assolutamente fuori ogni criterio in cui è caduto, oppure va in bancarotta. Al congresso di Parigi, che si apre nel 1856, Cavour fa uno dei colpi di genio che lo caratterizzano. Si mette d'accordo, perché chiaramente lui è un grande personaggio, ricchissimo, forse più ricco dello stesso re, massone, fa parte dell'elite internazionale, è amico di Clarendon. Clarendon è il plenipotenziario inglese a Parigi, come amico fra l'altro di Napoleone III, imperatore dei francesi. Allora si mette d'accordo con Clarendon per denunciare a Parigi la situazione di gravissima immoralità in cui giacerebbero le popolazioni dominate dal Papa e dai Borboni. E quindi pone all'attenzione mondiale la questione della rivoluzione italiana in nome di cosa? In nome della morale. Così si esprime Clarendon. Le popolazioni dell'Italia meridionale gridano alle popolazioni civili del resto d'Europa e del Regno di Sardegna per essere liberati. Il meridione e gli abitanti dello Stato Pontificio volevano la libertà e gridavano per averla, questa libertà, verso quelli che già l'avevano, come chiaramente Vittorio Emanuele II, Napoleone III e la regina Vittoria. Allora, all'indomani del congresso di Parigi, all'indomani, Cavour va all'incasso di questa vittoria morale che aveva ottenuto e che gli consentiva, in nome di bellissime parole,
di conquistare uno dopo l'altro tutti gli stati italiani. E così, questo lo racconta La Farina, Giuseppe La Farina, storico siciliano massone, un grande personaggio, quello che era segretario della Società Nazionale, la persona che con Cavour ha organizzato nei fatti l'invasione di tutti gli stati italiani. Così racconta La Farina di che cosa è successo dopo il congresso di Parigi. Scrive La Farina su un giornale che si chiama L'Espero nel 1862. Per 4 anni vidi quasi tutte le mattine il conte di Cavour, senza che alcuno dei suoi amici intimi lo sapesse, andando sempre 2 o 3 ore prima del giorno d'estate, a che ora sarà andato? Alle 3 di notte, alle 4 di notte, e sortendo spesso da una scaletta segreta che era contigua alla sua camera da letto, quando in anticamera era qualcuno che lo potesse conoscere. In uno di questi notturni abboccamenti, nel 1858, fu presentato al conte di Cavour il generale Garibaldi, venuto clandestinamente da Caprera. Il 14 ottobre 1860, sempre La Farina scrive all'amico Pietro Sbarbaro: ella vedrà che il concetto fu mio, il concetto della spedizione, che Garibaldi esitava, e ne ho documenti, e che da ultimo si decise a partire quando vide che i siciliani sarebbero partiti senza di lui. Le armi e le munizioni furono somministrate a Garibaldi da me. Egli non aveva nulla. Grazie ancora ad Angela Pellicciari, che ci ha permesso di poter pubblicare questa brevissima pillola nel mezzo della chiacchierata con Vincenzo Giannone. E quindi adesso ridò la parola a Vincenzo, che praticamente ha trovato nel passaggio del suo libro questa importantissima notizia sul foglietto che ha trovato in tasca a Briganti da parte di Pianella. Vai, Vincenzo. In realtà nelle tasche di Briganti trovarono solo un biglietto del ministro con un nuovo codice per interpretare i messaggi, è chiaro. E diceva Delli Franci, Giovanni Delli Franci, che era un ufficiale borbonico, 10 anni dopo, si scrisse: i sospetti di felonia di cui era accagionato il generale Briganti ebbero origine da una lettera che fu intercettata, indirittagli da Garibaldi, con la quale questi pregavano di avere insieme un colloquio. Ecco, praticamente questo è quello che ha scritto Delli Franci, ed è l'unica testimonianza che noi abbiamo, che ci Vince, fa pensare. scusami, se hanno fatto un nuovo codice vuol dire che c'era spionaggio, lo spionaggio, quindi era tutto stato preparato. Perdonami, che fortuna e fortuna. Garibaldi, era tutto stato Allora, ben ascolta. preparato. Questo riguarda solo Briganti, però, perché noi abbiamo i due ufficiali più importanti, sono Melendez e Briganti, quelli che sono gli attori principali che hanno portato praticamente alla caduta di Reggio e alla sconfitta dell'esercito, fra virgolette, dell'esercito borbonico. Perché Briganti praticamente, dopo la caduta di Reggio, il 21 mattino si è ritirato, anzi, ti ho detto che lui per percorrere 10 km ha impiegato la notte, tutto il giorno prima. La notte è arrivato davanti a Reggio alle 6 di mattina, quando ormai Garibaldi era entrato in Reggio alle 2 di notte. Quindi i cittadini avevano già innalzato le barricate, costruite le strade, assaltato il castello. Quando lui è arrivato lì, tra l'altro, aveva lasciato lungo la strada mezza batteria, cioè 4 cannoni. Quindi, quando è arrivato davanti a Reggio, non aveva neppure l'artiglieria per farsi strada. E i soldati, dopo alcuni tentativi di superare le barricate, presi di mira dalle finestre, dai balconi, dai palazzi, si sono dovuti ritirare. E lui che cosa ha fatto? Ha suonato la tromba e ha ritirato l'esercito. Questo ha fatto Briganti. Quindi, questo è un sintomo certamente di sospetto di tradimento. E io sono convinto che lui l'abbia fatto, attenzione, io ne Ma sono come convinto, ma non abbiamo le prove. com'è avvenuto poi l'attacco dei soldati, la sua truppa che l'ha ammazzato? Quell'episodio ce lo Allora, puoi questo dire? poi è accaduto, questo è accaduto 3 giorni dopo la sconfitta, perché lui si è ritirato da Reggio e è andato a Villa San Giovanni.
a Villa San Giovanni non ha preso nessuna posizione contro Garibaldi, che sta a pochi chilometri di distanza e che tu ti devi aspettare. È rimasto, ecco, questo è il mistero. È rimasto, ha lasciato liberi i soldati, i quali naturalmente dopo tutto ciò che è accaduto in Sicilia, dopo le varie sconfitte fra Calatafimi, la presa di Palermo, la sconfitta di Milazzo, eccetera, queste truppe, la maggior parte erano scoraggiate, non si fidavano più degli ufficiali, quindi erano allo sbando. Lui le ha lasciate allo sbando. Ma ecco perché? Ecco, qui è la domanda e qui è il mistero, perché il 22 mattina, è vero, vediamo un po', lui il 21 notte, il 22 mattina, Garibaldi da Reggio è andato a Villa San Giovanni o nei pressi di Villa San Giovanni, non esattamente, e ha mandato un suo ufficiale a far visita a Garibaldi, ok? A far visita a Briganti, il quale lo ha accolto con abbastanza familiarità, tant'è vero che questo ha suscitato nei soldati il sospetto tra Briganti e i Garibaldini, e quindi Garibaldi, e lo ha invitato a seguirlo perché doveva trattare la resa. Ma attenzione, non è vero. Allora, qui dovrei andare. Questo ufficiale che è andato da Briganti, in realtà era stato allevato dalla famiglia Briganti da giovane, e quindi lui aveva chiesto permesso a, almeno quello che si scrive, attenzione a quello che lui ha detto, ha chiesto il permesso a Garibaldi di poter ossequiare il generale Briganti. E si dice, lo dice lo stesso Briganti, che quando è andato lì, gli ha chiesto, Briganti ha chiesto a questo ufficiale di farsi intermediario presso Garibaldi perché potesse inviare i soldati feriti a Reggio in ospedale. L'ufficiale si è reso disponibile e dice: vabbè, torno da Garibaldi e poi riferirò. Torna da Garibaldi, ritorna di nuovo a Villa San Giovanni e Garibaldi ha accettato di fare una tregua, ma vuole parlare con Briganti. Briganti si mette a cavallo e va a incontrare Garibaldi. Ok? Bene, Vincenzo, c'è da dire questo, che bisogna poter dire una cosa, che su Briganti ormai è assodato, però il sospetto di quantomeno di non belligeranza di molti ufficiali c'è, come Melendez, Ghio, cioè praticamente bastava un niente per poter consegnare le armi e non combattere. Che ci sai dire su questa vicenda? Tutti gli ufficiali sapevano o non sapevano, oppure trovavano una scusa per poter arrendersi al nemico? Ma c'è una serie di circostanze che hanno indotto praticamente Melendez il giorno 23 agosto ad arrendersi. Quello che noi possiamo imputargli è questo, che non ha fatto un minimo di resistenza. Il giorno, allora, dicevo che il 22 Briganti ha concordato con Garibaldi una tregua, è vero, di 24 ore. Il mattino seguente, il 23, Garibaldi attacca le truppe di notte, sempre intorno alle 3 di notte, in pieno buio, le truppe di Melendez accampate al Piale. Ecco, in piena notte i garibaldini sferrano l'attacco, ma sfortunatamente per loro la nostra artiglieria, il tenente De Blasi, risponde al fuoco della fucileria garibaldina con alcuni tiri di cannone, e questi praticamente fuggono. Ed ecco qui l'episodio, che dopo 2 ore circa di combattimento in questo senso, Garibaldi innalza la bandiera bianca. Da tutte le parti si innalzano non una, ma più bandiere bianche. Tant'è vero che anche un garibaldino appostato su di un tetto viene colpito da una palla borbonica. Melendez che cosa fa? Melendez in questo momento ha circa 2.500 uomini in concreto a disposizione, perché non ha ricevuto altri aiuti per una serie di circostanze che adesso magari si vanno a leggere nel libro, altrimenti diventa lungo, per cui ha alzato bandiera bianca, ha mandato il capitano De Torrenteros da Garibaldi per sentire che cosa vuole. È vero. E qui Garibaldi fa un discorso particolare. Si appella al, vediamo, anche qui devo trovare il testo.
Ecco, che cosa dice Garibaldi al Torrenteros? Praticamente io dico, guarda, faccio una riflessione che credo non l'ho fatta nel libro. Garibaldi ha provato la carta dell'attacco notturno come ha fatto Correggio. La sorpresa è fallita e allora gioca d'astuzia e bleffa. Fa la carta bianca, vuole parlare col comandante dei Borbonici perché lui, la sua astuzia maggiore è questa, cercare di convincere gli ufficiali borbonici alla ressa senza combattere. Perché poi, se vogliamo, Garibaldi ha combattuto solo a Milazzo e ha perso. Ok? A Reggio è riuscito a conquistare la città con l'aiuto della Guardia Nazionale, con l'aiuto di briganti che ha ridotto la guarnigione a 1200 soldati quando ce n'erano circa 3500, con briganti che non ha portato l'artiglieria. Quindi, praticamente, la presa di Reggio è stata una farsa. Ok? Un po' come la presa di Palermo. Allora, che cosa dice Garibaldi al Torrenteros? Ecco, vi leggo l'appunto perché l'ho trovato abbastanza in fretta. Sembra, ecco, attenzione all'astuzia, sembra che avreste dovuto accorgervi che mi è caro il sangue italiano. Cioè, lui ha fatto un po' come la volpe con l'uva, quando ha capito che non poteva prenderla, ha detto che era acerba. E continua, è che malgrado voi ve ne avete sparso del mio. Attento, perché quasi quasi dice mi avete ucciso alcuni uomini questa mattina, pure io non ho fatto trarre su voi come dovea, cioè nonostante voi abbiate tirato su di me, io non ho fatto tirare su di voi, ma queste sono tutte scuse dal mio punto di vista. Bisogna desistere da questa guerra, dice Garibaldi, le mie forze sono di gran lunga superiori alle vostre e vi circondano. Attenzione, Garibaldi usa sempre di queste astuzie, fa credere sempre che le sue forze sono superiori, che ha circondato il nemico, ma fino a che punto sia vero non si sa. Dunque, e dopo che voi cediate, dice al Torrenteros, dite al vostro generale che io voglio trattare con lui. Ok? Il de Torrenteros che cosa fa? E dice, in quanto alla superiorità, attenzione, questa è importante, numerica, nulla sia da temere, avanzandosi le forze di Ruiz, perché Ruiz e Vial dovevano arrivare con i soccorsi e le loro ne erano convinti, stavano solo attendendo questo. In quanto ai soldati, dice, essi hanno giurato di combattere fino all'ultimo sangue. Attenzione, questo è importante perché rivaluta molto il soldato borbonico. A queste parole Garibaldi risponde: "Ah bene, si faccia in modo che il signor maresciallo Vial, che doveva venire da Monteleone con gli aiuti, tratti meco, che si arresti la sua marcia, che non si sparga sangue italiano." Allora Garibaldi a questo punto sta giocando la carta del prender tempo come ha fatto a Palermo, perché il tempo gioca a suo favore. Nel frattempo dovrebbero arrivare i soccorsi di Cosenz e di Bixio, per cui lui sta temporeggiando e nello stesso tempo non sa effettivamente se la notizia dell'arrivo di Vial e di Ruiz è reale, quindi preferisce aspettare e vedere che quale accordi prende. Ci mandiamo degli esploratori a vedere dove sta questo generale Vial, perché io voglio con lui praticamente concordare tra virgolette la resa. Ecco. A questo punto che cosa fa Melendez? Melendez accetta e vengono inviati degli esploratori, ma naturalmente vanno a Bagnara, non trovano nessuno, arrivano quasi ai piani della corona, Ruiz è fuggito via, convinto, attenzione, convinto che sia Melendez che Briganti si sono dati al nemico e ha scritto a Napoli, al ministro, e al re, dice, Melendez e Briganti si sono dati al nemico. I garibaldini fraternizzano con i borbonici. Io ho preferito lasciare diciamo il luogo per non essere accerchiato. Ah, su Ruiz c'è a dire molto perché è stato un po' superficiale. Vabbè. Lui si era convinto di questo. Va Va bene, bene, sta Vincenzo. di fatto, aspettami, sta di fatto che il Vial non viene ritrovato. Garibaldi lo viene a sapere e allo scadere della tregua manda un messaggio a Melendez, a Melendez, dicendo
Dice, caro generale, o vi arrendete o io vi uccido tutti. Menendez, ormai convinto di non avere più aiuti, che cosa fa? Si arrende. Molto Menendez probabilmente. si arrende e questa è stata la grande sconfitta dell'esercito, perché i Quindi secondo soldati buttano le quindi armi, se ne vanno, fuggono, gli ufficiali vengono fatti tutti prigionieri. E quindi, come vedi, Garibaldi non ha combattuto. possiamo dire che la vicenda importante in Calabria è stata la resa di Menendez, lì è caduto tutto, Certamente, insomma. Quindi lì possiamo certamente. dire che bene. No. Come minimo avrebbe dovuto, come ha fatto Bosco a Milazzo, che ne aveva solo 1.800 uomini contro circa 8.000 garibaldini, e per ben 8 ore ha resistito. Avrebbe dovuto vendere cara la pelle e dimostrare a Garibaldi il valore dei soldati. Quindi molto Invece ha preferito probabilmente, arrendersi. anche se poi, siccome le forze in campo quasi si equivalevano, praticamente poteva Beh, tranquillamente ribaltare le sorti. Ma poi a come stava, diciamo, si può dire incazzata la truppa, credo che per i garibaldini avrebbe passato un brutto quarto Certo, d'ora. ma infatti questo è stato il grande errore, la vigliaccheria. Va bene, Vincenzo, quindi come vedi, altro che eventi fortunati, era stata Però tutto preparata. Adesso però ti dico questo, Vincenzo, visto che abbiamo capito che la parte di Melendez è stata determinante per la è stato lo Calabria, sfacelo proprio. e quindi secondo me la Calabria alla fine è stata più importante della Sicilia, anche in questo testo accenni a qualcosa di molto molto importante. Al fiume di denaro che arrivava da tutte le parti per poter corrompere di tutto e di più, con il grande burattinaio Cavour che faceva arrivare soldi ovunque. Anche in questa parte di questo testo citi degli episodi molto molto importanti, da cui qualcuno inedito, della quantità di denaro enorme che alla fine è il cemento Allora, armato ascolta. Dopo del Risorgimento. la presa di Palermo, praticamente le cose sono cambiate, perché lo stesso Cavour è rimasto sbalordito di come sia riuscito Garibaldi a sbarcare a Marsala e a prendere Palermo. E qui noi abbiamo il primo documento, è vero, del 27 giugno, è vero, di Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele, ecco, noi non abbiamo molti documenti che attestano la corruzione, sappiamo che c'è stata, ma le prove non ci sono. Però sappiamo che il Piemonte, come gli inglesi, hanno aiutato economicamente Cavour, Garibaldi, ma di prove ne abbiamo ben poche. Ma una tangibile ce l'abbiamo, è una lettera di Vittorio Emanuele che invia a Garibaldi e facendogli sapere che lui ha dato 3 milioni di lire a Bertani. Bertani è il segretario di Garibaldi che è rimasto a Torino per programmare le altre spedizioni. Ecco, questo è importantissimo perché è l'unico documento, dichiarazione ufficiale, da cui si evince chiaramente che Vittorio Emanuele ha finanziato Garibaldi con 3 milioni di lire. Successivamente dobbiamo distinguere gli eventi. Sono arrivati certamente altri soldi, ma soprattutto per che cosa? Per far scoppiare la rivoluzione a Napoli. Cavour lo dichiara apertamente in una lettera: ho dato armi, ho dato denaro. Adesso, se i napoletani non fanno la rivoluzione, ecco, peggio per loro. Più di questo, io non so che cosa fare. E ha messo a disposizione di Persano 1 milione di lire perché se ne servisse. Ma nello stesso tempo, ecco, io ti voglio un altro raro documento, perché ripeto, noi possiamo sì parlare genericamente della corruzione, ma dobbiamo essere anche chiari, dobbiamo dare dei documenti, altrimenti le persone non possiamo essere generici. Ecco. Allora io ti leggo solo qualche cosa, pagina, vediamo, pagina 12. Ecco, ti leggo per esempio il conte Berromeo. Che cosa annota nel suo registro? Tanto per referenza, somme, attenzione, somme date per facilitare la rivoluzione a Napoli. Allora, 50.000 lire al principe Lechi, 35.000 lire al principe napoletano, 1.000 al duca, 4.000 al colonnello, 3.000 al Romeo,
5.000 De Pretis e via dicendo. Ecco, questo è uno dei rari documenti in cui effettivamente si può dimostrare che Cavour ha finanziato la rivoluzione a Napoli. Ma poi c'è anche Nisco che chiede denaro a Cavour per far scoppiare la rivoluzione ad Avellino, ma su altri finanziamenti concreti noi non abbiamo le prove. Sappiamo, per esempio, che gli inglesi hanno finanziato con armi e denaro Garibaldi. Quanto denaro Garibaldi ha ricevuto effettivamente? Almeno io non l'ho trovato, non lo so, ma di certo è così. Il grande regno d'Italia qualche anno fa, il grande regno d'Italia nel centocinquantenario si vantò che loro avevano finanziato I Garibaldi con non massoni, so quanti milioni, certo, sì. i milioni di piastre turche, però il I discorso è questo documenti? che, vabbè, loro comunque l'hanno affermato, hanno tirato fuori i Non documenti, lo hanno l'hanno affermato, sì, ma affermato, indubbiamente. sì, l'hanno affermato loro, ma poi non dimenticare che in Inghilterra ci fu fatta una colletta Sì, nazionale popolare perché bisognava certamente. risarcionare il Papa. Garibaldi era la testa di ponte del mondo anglicanesimo, non dimentichiamo quello. Garibaldi era quello che definiva Pio IX un metro cubo di letame, quindi i Certamente. soldi sono Considera arrivati tanti. altri soldi sono arrivati, anzi, De Pretis. Prima dello sbarco di Garibaldi in Calabria, aveva chiesto a Cavour un finanziamento di 2 milioni di lire. Cavour gliene manda 500.000 lire con, vabbè, con un deputato, che mi sfugge il nome, a condizione, attenzione, Cavour preme perché vuole l'annessione della Sicilia al Piemonte subito. Dice: io ti mando 500 questi soldi, ma a patto che si provveda a fare l'annessione, annessione che non ci sarà, perché Garibaldi in un primo momento era favorevole, ma poi messo sulla strada dai suoi aiutanti, dice: ma che cosa fai? Se tu fai l'annessione della Sicilia al Piemonte sei finito, perché non avrai più nessun potere sulla Sicilia né sui militari, eccetera. Quindi rinuncia. Quindi altri 2 milioni di lire, naturalmente in prestito, attenzione, con dei buoni del tesoro della Sicilia al 6%. Ecco. Queste sono Non le uniche dimentichiamo, carte che dimostrano i finanziamenti. non dimentichiamo che ci fu quel banchiere genovese a Napoli, di cui il nome mi sfugge, che riempì di soldi, Rothschild, tutto, no, Rothschild era genovese, Degas, Degas. che praticamente lo facevano gestire all'ambasciatore Villa Marina. Diciamo Sì, delle cose che ma erranti di quello attenzione, che è accaduto. lì, certo, perché vedi, in primo momento Cavour non voleva che Garibaldi passasse lo stretto. Dopo quello che aveva combinato in Sicilia, temeva molto il suo passaggio sul continente. E mentre prima Vittorio Emanuele lo incitavano a passare subito lo stretto, dopo Cavour ha pregato Persano di cercare di fermarlo. E attenzione, forse l'avrebbero anche fermato, la Francia ci ha provato, ma non so fino a che punto Napoleone III realmente volesse fermare Garibaldi, e con l'intervento dell'Inghilterra Garibaldi riuscì a passare lo stretto. E nel frattempo Cavour sperava di far scoppiare la rivoluzione a Napoli prima dell'arrivo di Garibaldi, perché si trovasse davanti al fatto compiuto. E qui ha speso milioni e milioni, ma vedi che questo è importante perché ci dimostra che i napoletani non volevano la rivoluzione, volevano il re, volevano la Costituzione, le riforme, ma volevano il loro re. Attenzione che nel 1647 Masaniello, tu lo sai che cosa combinò, e quella era la vera rivoluzione popolare, ma a Napoli non è mai scoppiata la rivoluzione popolare, nonostante tutti gli intrighi, i soldi, Villa Marina, il generale Nunziante ci avessero provato, i napoletani non si sono rivoltati contro il re. Il re è uscito volontariamente da Napoli per evitare che la città venisse bombardata, che ci fosse la guerra civile. Ecco, è chiaro, mi pare di averlo detto anche l'altra volta questo discorso. Comunque, Vincenzo, a conclusione voglio io citare l'inizio di un passaggio del tuo libro, quando citi un articolo dell'Ostdeutsche Post, un giornale tedesco, che Sì. lui, mentre tu hai dubbi, loro le idee chiare ce l'avevano. Sì, e beh, è così. Di
Ti dico soltanto, e quindi parliamo della stampa internazionale che sapeva quello che stava accadendo, così salutiamo i nostri telespettatori con l'inizio di quest'articolo. Ciò che avviene presentemente in Napoli ha pochi esempi nella storia. Quantunque da mesi si fosse preparati a tutto ciò, pur non si può reprimere la propria sorpresa al vedere la demoralizzazione che manifestarsi in ogni parte di quel regno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io invito anche a chi ci sta ascoltando di prendere questo libro anche per questi documenti inediti, dove praticamente gli stessi tedeschi, quindi tutta la stampa internazionale, compresa quella inglese, era scandalizzata dal comportamento veramente infame di tutta l'esercito napoletano. Noi sappiamo benissimo di quella famosa vignetta satirica dove compare la truppa napoletana con la testa di leone e gli ufficiali napoletani con la testa di asino. Quindi, per quanto possa tu essere così equilibrato, non essere io, siccome non lo sono, non mi interessa esserlo, credo che sia doveroso dire che non sono stati colpi di fortuna, non sono stati casualità, Ma infatti. è stato tutto preparato. Bene, bene, come disse lo stesso Benedetto Croce, che non era certamente borbonico, disse che sarà fatta una spallata estremamente vigorosa, se no, altrimenti il regno non cadeva. Ma considera ancora che se Garibaldi è riuscito ad attraversare lo stretto è perché l'Ettore Fieramosca, la fregata che sorvegliava lo stretto, è vero, ha fatto finta di non vedere, ma Tito Battaglini, credo nel 1938 via di lì, che ha pubblicato il suo libro, dice questo, di aver trovato tra le carte di Sirtori un biglietto che lo avvertiva che durante la notte l'Ettore Fieramosca avrebbe fatto finta di non vedere. È chiaro? È più chiaro di così. È evidente che il tradimento c'è stato, ma sulla Marina non c'è dubbio. Sulla Marina è stato acclarato, è stato documentato. Ma attenzione, il tradimento è stato dichiarato dagli stessi ufficiali borbonici quando, dopo l'unità, hanno mandato al Parlamento una lettera di protesta perché volevano il riconoscimento dei gradi e non tutti riuscirono ad avere il riconoscimento dei gradi e loro lo hanno dichiarato. Da quando il generale Garibaldi è sbarcato, la lettera diceva più o meno così, a Marsala si è costituito a Napoli un comitato segreto di ufficiali dell'esercito borbonico per favorire l'impresa di Garibaldi. Ora, di questo comitato segreto, ecco, non abbiamo niente, si ipotizza e si dice che a capo di questo comitato ci fosse il generale Alessandro Nunziante, Nunziante che stava in Sicilia, eccetera, eccetera. È chiaro, quindi è evidente che il tradimento c'è stato, soltanto che a noi mancano i documenti essenziali per poter dire che Melendez abbia tradito e che non sia stato superficiale. Io sono convinto, però attenzione. Qui c'è un altro passaggio che è importante su cui bisogna riflettere, perché Melendez, quando poi dopo la sconfitta si è sottoposto al processo, è stato assolto e il re gli ha affidato il castello di Gaeta. Quindi il re, quest'uomo, era un santo, perché Non non si spiega era diversamente. sicuramente era un Oppure. grande politico, ma non aveva le qualità per gestire quella fase così No, 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 particolare. no, no, Non ce attento, l'aveva. non sono convinto di questo. Io credo che Aveva questo grandi qualità ragazzo, politiche, però doveva. sai cosa mancava a Francesco II? Ma Francesco II mancava la cattiveria. Lui non ha avuto il coraggio di Ce l'aveva fucilare la poco. gente, lo so, però noi non possiamo Sì, volere però la malvagità. Vincenzo, ma perdonami, ma questa la cattiveria era finita già ai tempi di Ferdinando IV, che doveva che la famosa politica dell'amalgama, hanno sempre perdonato tutti i Borbone, Sì, sempre, ma quindi allora, questo è vero, perché se Francesco II. Ferdinando II, parliamoci chiaro, nel 48 fecero un colpo di Stato terribile che fu sventato. E i colpevoli che finiranno, lo stesso Settembrini diceva che era meglio che finiamo tutti impiccati. Vabbè, ma questo era un vizio di famiglia dei Borbone, perdonare tutti, non era solo di Francesco. Allora, uno delle colpe, ma guarda.
Onestamente, io credo che per quante colpe potesse avere Ferdinando II, comunque è stato un buon padre, del regno, un Sì, buon ho re, capito, io sto onestamente. parlando di altre cose, Oh, Vince. quello Sto che non parlando ha che era. fatto è che non ha fucilato la gente. Attenzione, se avesse, invece di mandarli in esilio, invece di trasformare le pene di morte, in carcere a vita, che poi non le ha mandati via, quindi Non le dopo pochi fece, anni. non le fece. Non ha mai fatto nessuno, tranne alcuni, ma proprio perché la popolazione lo richiedeva. E questo è stato il suo errore, perché si è ritrovati tutti contro nel 1860. Volevo vedere in Germania, in Austria, in Francia, in Inghilterra se beccavano i traditori che facevano, lasciamo perdere. Comunque, questa ormai la storia è andata così, i Borbone erano così, con i loro pregi e con i loro difetti. Comunque, Vincenzo, prima di salutarci, ci vuoi dire se è in cantiere un altro numero della serie La Garibaldita, che c'hai in mente? Continuare? Che Sì, cosa no, no, vuoi? no, io sulla collana Garibaldite ho iniziato ancora due o tre libri ancora. In altre parole, il primo volume è la sintesi che ti dà un quadro generale, però ogni capitolo andrebbe approfondito e mi spiego. Quindi io sto riprendendo un po' i capitoli, alcuni capitoli come quello che ho fatto della Calabria, per approfondire l'argomento, per poi ripubblicarlo in forma monotematica. Comunque, Quindi. Vincenzo, io posso dirti questo, che aspetteremo con ansia i tuoi nuovi lavori. Posso dire ai nostri spettatori di leggere questo testo, perché è particolare per come l'ha impostato. E poi Ma è perché un testo effettivamente. unico, attenzione, è un testo direi quasi raro, perché queste che ci sta qui, che tu hai in mano, queste notizie non le trovate da nessuna parte, Infatti, solo se andate a prendere il libro del 1900, ma non so se si trova ancora, eccetera. Quindi è un libro raro per la documentazione e per sì, la cronistoria. io posso dire che effettivamente comincio a credere che la Calabria è stata più importante della Sicilia per le sorti del neonato Regno d'Italia e per la disfatta del Regno. La Comunque, Calabria ha significato la fine del regno. Regno, perché si poteva tranquillamente rimettere tutto in piedi. È E quindi stato da questo. dimostrato, scusami Gaudio, è stato più in più occasione, perché io capisco, in più occasione, che Garibaldi poteva essere facilmente Mente sconfitto. sconfitta. In questo testo lo possiamo Non ben si è dire. voluto fare, non si è voluto combatterlo. Ma poi Questa è la realtà. è stato un disegno geopolitico, un scontro di civiltà. Dovevano finire tutte quante le monarchie col dispotismo illuminato di origine cattolica. Quindi iniziato con il regno di Napoli, poi si fece col Papa, poi si fece con gli Asburgo, poi si fece con lo Zar. Quindi fecero fuori tutte. Era la Certo, storia che andava in un certo modo. I primi a ma la cadere rovina è sono stata il stati loro. complotto militare. La rovina è stato il complotto militare degli ufficiali. Vincenzo, tutte le rivoluzioni si fanno per merito degli eserciti. Se non c'era Napoleone, la rivoluzione francese sarebbe fallita dopo pochi anni. Se non c'era l'esercito, se non c'era l'esercito Cromwell, parliamo di quello con Carlo I, se l'esercito inglese in quel momento non si girava, Carlo I non cadeva, la rivoluzione russa. Fu fatta da, se non, se l'esercito russo nella prima guerra mondiale non finì di combattere e prese le armi in mano contro lo zar, la Lo Russia non zar. sarebbe. Ma Quindi Ferdinando sempre II fu salvato dall'esercito. è lo sempre le rivoluzioni le fanno gli eserciti, non il popolo, sono tutte stupidaggini, sono gli eserciti che determinano la storia e basta. Oltre a Dio, che è il nostro Signore che decide dove deve andare la storia, ma soprattutto sono gli eserciti. Senza gli eserciti non fai nulla. Infatti, per quello è il problema più grande. Gli eserciti al mondo oggi sono i generali ufficiali, sono tutti ben pagati e sono pieni di soldi. Perché? Perché hanno tutti paura che se l'esercito dovesse cambiare rotta, non c'è trippa per gatti, come dicono a Roma. Comunque, Vincenzo, noi ti salutiamo dicendoti che anche in questo caso Raimondo Rotondi, il nostro caro amico Raimondo, ci lascerà, cioè chiuderà questo intervento con un monologo su Garibaldi in lingua Lamborina. Quindi, Vincenzo, un caro saluto a tutti i nostri spettatori. Ciao. Ciao Vincenzo, grazie ancora. Ciao, grazie a te, ciao. Che poi a me, Garibaldi, i primi tempi, mi era sembrato quasi che non esisteva, come uno spirito, una
una cosa che era solo sentita raccontare. Perché ci stava l'oca, a dove è successo tutto, ma io non ho visto niente. Quando sono arrivato alla casa, mi hanno raccontato quello che era successo a dove stavo io. Allora, in capo a me mi si era messa questa cosa, dice, ma questa è tutta una cosa inventata, tutta una scena. Chissà perché l'hanno fatta. Poi, passando gli anni, uno è cominciato a leggere col libro, a vedere qualcosa, e allora so capito chi era ce Garibaldi. Tu lo sai che era un brigante purissimo, no? Ma un brigante di quelli buoni, mica uno come noi che non c'è mai dietro a nessuno, no, no. Isse, il re dell'Ogo in Cima, Carlo Alberto, gli era condannato a morte, 1834. Dice, come bandito, proprio primo bandito. E dice, ammazza, e che era fatto che se fai il primo bandito? Poi, a vedere, non era fatto niente. Gli erano messi in mese. Gli erano appicciati i fuochi e se ne erano niti e alla fine la colpa era la sua, essa era capo banda di tutto. E, condannato a morte, che teneva a fare? Ha cominciato a scappare. Poi siccome fa la trosca, no? La trosca non ci può capitare, sta fatta sci. Prima ti mettono in piedi e fanno tutti gli impicci che ti hanno fatto. E poi fanno finta che ti aiutino e quando ti hanno aiutato, poi gli dire a Renni piacere, è una catena che non finisce più. A Isse che gli succedette? Quando scappava, gli aiutavano a scappare. E poi gli teneva a Renni piacere. E allora dice, mo che facciamo? Isse ci venne per il mondo, arrangendo, facendo i pirata, le mie cose. Alla fine fece una vita dannata. A tutta la parte, poi mettevano sempre un mese, appena stava da fa casino a colparte chiamavano a Is, e Is teneva lì, e che faceva? La trosca gli era fatti piacere, e ci teneva a renne. E vai, e a Rovetta teneva chiuso 50 anni, il reumatismo, non si poteva quasi camminare, non si poteva quasi muovere, dice, mo tirai a conquistare la Sicilia. Come a conquistare la Sicilia? Come faccio io a conquistare la Sicilia? Ma tu non ci pensavi, pensavi a tutto noi. Tu basta che ci vieni e sta tutto a posto. E mandano a terra. La nave, le cose, perché isso serviva, lo sia che la trosca mica si spaziava tanto. Loro sapevano che era una cosa che non si poteva fare. Contro tutta la legge internazionale, tu a te che non stai a cucire non ti hai fatto niente di colpo. Non lo potevano fare isso, no? E mica loro si poteva presentare gli re, quelli che chiamano il re Mu. Non poteva isso. E chi ci mandava? Ci mandava il ministro, sì, ma anche ci potevano io. Allora, acchiappamo, chi si è? Tanto chi si sa, è una bandita, è stata condannata a morte. E se alla fine fregano, dice, vabbè, ma chissà che gli era passato in capo, l'hai fatto isso. Rovetta Loco, chiaramente, che da suo non faceva niente, che poteva fare. Gli hanno messo attorno tutta la gente che gli teneva sotto controllo, teneva a fare solo quello che dicevano isse, e vabbè. Gli hanno aiutato a sbarcare, gli hanno fatto credere che avevano vinto la battaglia. Perché poi alla fine chi gli ha dato parte a dove ci stava pure in danno, non hanno combattuto mai, noi arriviamo sempre a rete perché si erano comprati i comandanti, nostri, ci facevano retirare, sempre, sempre, io non ho visto niente, non ho visto una cosa, alla fine dice siete perduti la battaglia, quale battaglia? Io non la so fatta la battaglia, la si è perduta lo stesso, pure se non la si è fatta, in cima ai libri sta scritta la C, e vabbè. E niente, e poi alla fine si comandava la Sicilia era tutta la sera. Dice, ah, dice, allora mo comandi qua. E sì, quello che dici tu è legge, però quello che ti dici tu te lo diciamo noi. Ci ragionava la Trosca, no? Mica è tanto difficile a capirlo.
I babù, pure alla Sicilia, piano piano, imbecciando, imbrogliando, se non voleva partire, non voleva sbarcare, non voleva fare, non voleva dire, alla fine è tenuta a fare quello che dicevano essi. Li hanno fatto sbarcare in Calabria, loro pure, sempre a rete, i soldati sempre a rete, ci stava giusto qualcuno che non si era fatto comprare e combatteva, ma che poteva fare a solo. Yes, a Garibaldi arriva. Comandava Is, comandava Is, comandava Is, arriva a Napoli, comanda Is. Comanda tu finché si fa, però, viene ritto. Poi, appena erano riusciti a sommare la cosa, che erano conquistate tutte, che Is non gli serviva più, dice, mo, te ne tirai. Is niente, dice. Forse se era tuo pure lo si, lo che ci ha messo, vabbè, questo non lo saccio. Però gli rimandano, gli facendo contare come è due coppa quando la briscola è denaro. Il rubare questo ancora non era finita. Perché che tutta questa storia che era successa, si era quasi messo in capo, davvero che era uno che comandava, che contava qualcosa. E allora dice, Moting che a conquistare Roma. Poi conquistare Roma non si sa perché partette dalla Calabria. E va buono. Partette dalla Calabria e tutto quanto dice, mannaggia la miseria, e se mo chi si entra davvero a Roma? Ma no, ma chi si quando ci entra a Roma? Ma lo sapevamo come sta fatto. Ma se ci avesse entrato, poi come facciamo? Mo a tutta la gente gli siamo raccontati che chi è un grande eroe, è una grande cosa. Se chi si entra a Roma, come manna esse? Noi siamo finiti. E allora che facciamo? Riaccettiamo. No, e accidere non può accidere, ma si mette che chissà è un eroe, una cosa, poi noi siamo gli assassini che accidono gli eroi. Gli eroi non si può accidere. E come facciamo a fermarli? E tannate qualcuno che ammira buona. Sparate a una cosa, a una pera, che sci. Sparano, dopo che gli hanno sparato, li arrestano pure, per giunta. Perché loro, tenevano sempre dice, che quella era una cosa che se stava a mandare Is, forse che la volta era pure vera che se l'era mandata Is, perciò venne fermata. E vabbè, è finita arrestata, poi cosa, l'operazione di tutta la lista presa, passa con anni, Is ancora teneva sempre questa ciocca che teneva a Roma, perché gli erano fatte credere che Is era un grande comandante, che come arrivava vinceva, ma non era bene niente, se non gli aiutavano che vinceva. E stavolta arriva, chi gli ferma? I francesi. Perché a Roma non ci teneva andrà, è inutile che fie. La Trosca, Logan non ci voleva proprio. E allora i francesi dopo a, come si chiama, a Mentana, i vincenne. E siccome non sapevano come dice la gente che a quattro francesi erano fregate, questo grande generale che vinceva tutta la parte, si è inventata la storia dei chassepot, i famosi fucili. Ma che se l'hanno potuto far credere alla gente che non capisceva niente d'armi, eh? Perché loro già erano passati parecchi anni, noi da noi stavamo alla macchia, noi tutto quanto te ne arrivano oramai i fucili, le fauchette, che sparavano e chiudevano colpo, tenevano la cartuccia metallica, tenevano la canna recata, erano un fucile buono, nulla te ne arriva, ma secondo te Garibaldi ne teneva. E i francesi, il chassepot, ma lo sai che era. Erano fucili che quando erano sparati una botta li potevano pure ittare, serviva a niente. E allora? Erano venuti dalla battaglia per colpa degli fucili? No, erano venuti dalla battaglia perché la Trosca era ditta che la tenevano a vincisse, e loro erano venuti. E alla fine che sei? Cioè, Garibaldi hanno trattato come un pupazzo. Gli hanno messo loghe, Is teneva la scusa, Is teneva la cosa che piaceva alla gente, che teneva piacere alla gente. Alla fine gli hanno rimandato all'isola Sea. Infatti Is non rompe le scatole, è tutta la die, però Is te tira stai. E ne hanno fatto contare niente, fino alla fine. Addirittura, Ruppo morte, Ruppo che si era morto, che Issa era ditta che voleva essere bruciata, non gli hanno fatto a ditta manca aquel. Togli gli hanno abbalato. E allora?
Se povero Garibaldi, e a me piano piano mi sta pure simpatico, perché chissà, alla fine era un brigante come noi, si è trovato poco un mese e ha avuto a fare quello che gli dicevano. E che poteva fare? Se non visse cacciavano le carte, stava condannato a morte, se che ci mettevano a citi. Che sei? E chi sarà Garibaldi? Che vuoi? Tutto il resto è tutta storia, non serve a niente.